Allora, buon pomeriggio a tutti. Oggi parliamo di un tema molto sentito, che è quello dell'impiego di agenti integratori, antiossidanti e altri tipi di integratori durante le terapie antitumorali. È un tema di cui si parla molto, ma sul quale abbiamo effettivamente pochi dati scientifici sui quali basarci. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di non utilizzare degli integratori laddove non ci sia una specifica indicazione medica per farlo, laddove non ci sia una specifica carenza, e questa raccomandazione vale sia per la popolazione in generale che per le persone che hanno avuto una diagnosi di tumore. Sappiamo che è molto diffuso in realtà tra i pazienti oncologici l'impiego di integratori volti vuoi a ridurre ipoteticamente gli effetti collaterali delle terapie antitumorali, vuoi in qualche modo sperabilmente a migliorare la prognosi. Bene, queste ipotesi basate il più delle volte su un razionale teorico preclinico vanno documentate, vanno scientificamente validate anche in ambito clinico. Del tutto recentemente, nel mese, di maggio 2020, un gruppo cooperativo statunitense ha pubblicato sul Journal of Clinical Oncology, che è una delle principali riviste scientifiche internazionali in ambito oncologico, i risultati di uno studio che ha coinvolto oltre 1.300 donne statunitensi che avevano ricevuto una chemioterapia adiuvante dopo un intervento per tumore della mammella. In queste donne si è andati ad indagare quale fosse il livello di assunzione di vari integratori. Il risultato è stato che quasi il 20% delle pazienti assumeva integratori alimentari e quasi la metà di queste donne riceveva dei preparati multivitaminici. Il risultato, dopo oltre 6 anni di follow-up di queste oltre 1.300 pazienti, ha fatto vedere come nelle donne che prima e durante la chemioterapia assumevano integratori alimentari sia degli antiossidanti come la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, il coenzima Q10, i carotenoidi, che integratori non antiossidanti come la vitamina B12, come il ferro, avevano un rischio aumentato di recidiva neoplastica e talora anche di morte per neoplasia rispetto alle pazienti che non assumevano integratori. Il rischio di recidiva, il rischio relativo di recidiva aumenta fino al 40%. Questi studi sono studi di tipo osservazionale, dove cioè si va a vedere qual è l'effetto di un determinato comportamento. Sono studi che possono avere degli errori anche intrinseci, cosiddetti bias, quindi questi risultati vanno assunti con cautela, ma il messaggio che deriva da questo studio è un messaggio molto chiaro ed è un messaggio fondamentale, e cioè a dire non è buona cosa assumere integratori alimentari, antiossidanti o non antiossidanti, laddove non esista una specifica necessità e una specifica indicazione medica. L'ipotesi generica che gli antiossidanti o le vitamine facciano sempre comunque bene è un'ipotesi non corretta, ci si può esporre a dei rischi, quindi l'invito a tutti i pazienti oncologici, sia durante le terapie antitumorali che al di fuori del periodo delle terapie antitumorali, è di non assumere integratori alimentari senza che questa assunzione derivi da una precisa prescrizione medica.